Ragazzi, ci siamo o no? Che è stato distrutto come fazione? Che ho i miei dubbi, no? Regni meridionale, due Petros, ai suoi clan. Sturgia. Non hanno clan. Cioè, sono in giro sulla mappa, ma non hanno territori. Sono in guerra con tutti. Raghea, poverina, è rimasta nella cacca. Mi fa piacere. Allora, gli Aserai hanno ancora molti feudi, ovviamente. Battagna, qualche casetta ce l'hanno. I meridionali ormai hanno soltanto, come si dice in siciliano, l'occhio per piangere. Cioè, gli occhi per piangere. Soltanto quello hanno. Quello settentrionale. Invece ha qualcosina, qualche casetta ce l'ha, ce n'è rimasta pure a loro. E poi ci sono Monjung che io voglio sfidare. I Kuzait. Andiamo giù, andiamo giù. Io penso che presto. Vediamo se posso aggiungere qualcuno. Sto Alari. Perché non entri nella compagnia? Mi aggiungo lui, dai. Fatto. Ah, non hai abbastanza influenza. Vabbè, fregate. Bentornato, Dario. Ti aspettavamo. Carissimo, come va? La compagnia è stata sciolta. Perché c'è stata firmata la pace con questi stronzi. Vabbè, dai. È il momento per me di tornare a casetta. E di andare a cercare finalmente Liena, la mia cara Liena che non è ancora tornata. Non riesco mai a trovarla questa tipa qui. Marene il maledetto. Va benissimo, Dani, mi fa piacere. Hai finito di oggi di studiare? O non era il momento? Oggi hai bypassato. Allora questo lo spendo qua. E non posso spedire. Oh, giustamente posso fare tutto questo. Appello. La capacità di far armare e fidarsi di te. Ha delle buone ipotesi su degli impulsi delle persone. Esattamente la discussione a cui rispondere. Speriamo. Piano piano. Compagnia sciolta. Chissà chi la daranno questa qui. Secondo me se la terrà stretta stretta. Allora, dopo aver creduto, vai a Istiano o a Zargos. Ancora questo devo farlo, raga. Non mi va di portarla avanti quella campagna lì. Devo tornare a casetta. Altra pace. Praticamente siamo in pace con tutti adesso. Ho paura che adesso i Battaniani ci danno filo da torcere. Sicuramente entreranno in guerra. Sai, i Vlandia no, non sono sempre in pace, sono quelli che proprio non ci stanno mai fermi, anzi, c'è stato un periodo che eravamo in guerra con tutti. Dario ha fatto tutto ieri, va benissimo, bravissimo, così. Almeno oggi ti sei tenuto la giornata libera, ti godi questo 1º maggio. Madonna, 800 uomini di Derbret. Allora, vecchio cavallo da lavoro. Ragazzi, questi qua io li macellerei, effettivamente. Perché comunque hanno. Sono scarsi. Però sono buoni, forse. Che gente brutta che sono io. Macellerei dei poveri cavalli dopo che hanno lavorato una vita. No, no, infatti. Vendo tutto quello che ho, tranne appunto i cavallucci. 5.000. Poi vado a reclutare. Bang. Dobbiamo riforgiare. Sgarbi approved. Mi dice no, non legge più. Ah, ebbene, non mi ricordo chi, ma soltanto che ha fatto veramente male questo sito, che i codici non funzionavano. Quindi hai dato una buona notizia. Cioè, c'è trovato gente che regala codici gratis per riscattare dei giochi, ma poi sì, i codici non funzionano. Adesso Nao mi dice che si sente l'eco.
Ragazzi, confermate, sentite l'eco? Ieri è successo pure con Buttafuori, quindi durante la sua live sono uscito, ho riavviato il browser e si è risolto il problema. Madonna, qua 10 uomini, ragazzi. Ad Arromac. A Mott mi amano praticamente. Andiamo a Yakulan. Allora, come si pronuncia il tuo nome, amico mio? Allora, Tesmen. Tesmenef. Tesmenfs. Grazie per aver commentato, grazie per la tua presenza, spero che già hai lasciato il tuo bel follow. Che mi racconti, qual è il tuo genere preferito? Parlami un po' di te, a me piace un po' dialogare con tutti, ragazzi, quindi vi romperò le scatole. Oh, Colun il sarto, che è successo? Non mi sono accorto di cosa sia successo, ma la gente mi sta iniziando a odiare. Ma io non ho fatto nulla. Grande Tesmef. Che presto mi odierai perché pronuncerò il tuo nome malissimo. Allora, dice Buttafuori che Nicron, prima di questa live quanto avevi di media? Allora, nella live precedente, amico mio, avevo fatto la media di 6. In questa, quella di ieri ho avuto la media di 4 e 7. Oggi non so quando. Nel totale, comunque, la mia media è 2,93. Cioè, sono quasi vicino al 3. Ora non so in quanti siamo stasera su Twitch. Now, sto andando via? Va bene. Ciao, Now, una buona serata a te. Ci vediamo domani. Bel traguardo, dai ragazzi. 8 su Twitch, dai, sono tanti. Grazie mille, amico mio Butta. Adesso manchi soltanto te. Manca poco anche te, dai. Stasera saremo in tanti a guardarti. Tanto porterai le gesta di Buttaf con gli Sturgia che annienterai Kuzait. Un attimo che rispondo a sto ragazzo su Facebook. Spero ragazzi anche stasera di raggiungere risultati esilaranti su Facebook. Ricordo a tutti quelli che mi stanno seguendo, ragazzi, che stiamo streamando pure sulla pagina ufficiale di Bannerlord Italia. Vi invito a tutti di passare su Facebook a lasciare un bel like, seguirli a chi può servire. Vi troverete la traduzione di Bannerlord in italiano e anche tante guide per aiutarci a capire tutti i segreti di questo meraviglioso gioco e perché no, magari più avanti anche di moddarlo e creare una vera e propria nostra mod, chi lo sa. Io nel frattempo gli lancio il giavellotto nel culo a questo che non lo becco, ma ci riproverò di nuovo, ma continuerò a farlo fino a quando non morirà e ancora non muore e ci riprovo l'ultima volta, stavolta è morto. Allora, Poivalf Yanvedrak, spero di averlo pronunciato per bene, scusami. Allora, Marco Chitano, quando passerai a questo magari ti seguirò. Quindi ha tirato fuori in ballo qualcun altro per portarlo con sé. Allora, puzza di naso. E poi mancherò io che prova a creare una fazione pro-impero, che sempre pu all'impero, pu, ma all'effettivo ho visto pochi portarli. Effettivamente, siamo quasi, la maggior parte siamo tutti contro l'impero, eh. Anche se penso che la missione principale di sto gioco è quello appunto di unificare l'impero. Siamo un po' strani noi Bannerlordiani. Invece di spronare l'impero lo falciamo, lo accoltelliamo alle spalle. Ah, il puzzo di lato dice la live è pronta, devo solo farla.
Manca poco, dai, non è che ci vuole tanto, basta collegare qualche programmino, avere un po' un computer simpatico, tanto le battute e il pubblico già ce l'hai. Ti garantiamo un pubblico fin dall'inizio, quindi potessi partire alla grande. Certo, saremo contro di te perché comunque noi Butta porterà gli Sturgia, io porterò Ivlandia e tu dovrai lottare contro di noi. Cercando di unificare l'impero. L'impero colpisce ancora, chiamala la serie. Da quello che so, agli americani di solito piace l'impero. Noi siamo fuori dal comune, no? Noi siamo italiani, siamo i ribelli noi. Segui tanti youtuber stranieri? Allora, Uzzi di Naso, in origine portai Battania, ma facciamo anche no, ok? Sono così scarsi in Battania. Cioè, sono un po' grezzi, no? Ma non penso che siano così scarsi. Cioè, più scarsi degli Sturgia, devo fare parlare lo svizzero io. Saccheggiatori marittimi. Ragazzi, mi sa che l'obiettivo di partita, questa qua non la troveremo mai. È vicino Iacula, quindi proprio ce l'abbiamo qua sotto. Vediamo se qua, cioè, a sto punto, cioè, dovresti essere qua in mezzo. Eccola, raga, ma è botta di culo. Cioè, fai cagare pure, non è che hai tanta simpatia. Cioè, cosa cambia con Catal Tildly? Quello, quella tipo, a parte l'età. Dice Puzzegnato, no, sono molto forti, ma solo il tier 4 in su per farli diventare devi sudare sangue. Vabbè, ma anche con la cavalleria dei Plandi è difficile. Poi mi dice, sì, i Battani sono forti a tier 4, distrugge già di livello 2 se la cavano. Vai, bombala, che dentoni. Temesmaf dice facciamo festa, ci provo, dai, io inizio, ho una domanda che già mi ci lascia perdere. Vorrei discutere di qualcosa. Desidero professarmi il tuo più ardente ammirato. Guarda che buco nell'acqua, ragazzi. Sì, stiamo valutando le offerte. Queste cose non si precipitano dentro. Non si buttano dentro. Allora, vorrei offrire la mia mano in matrimonio. Mi sembra un po' troppo affrettata. Forse io e te stiamo considerando molte offerte. Puoi sicuramente aggiungere il tuo nome all'elenco. Che stronza. Di tanto in tanto ci incontriamo, come su d'usanza, per vedere se siamo giusti l'un l'altro. Spero di rivederti presto. Ma fa come in Warband? È iniziato il corteggiamento? No, assolutamente. E allora è meglio che io lo dico in faccia, dai. Ci provo. Ci poi glielo dico direttamente per il matrimonio. Che dici, puzza di naso? Non forzo la mano. Se gli dico magari per il matrimonio, lei poi mi dice no, non mi interessa, ciao, e non la posso chiedere più. Dice prima di fare tutto aumenta le relazioni. Ok. E non c'è pericolo che la sposa qualcun altro. Quindi sono felice di trascorrere la possibilità di trascorrere del tempo con te. Mamma mia, ci ho provato, raga. Madonna, sono messo male. Allora, questo secondo me è una merda, digli questo. Sì, è un mondo difficile, ma ci sono molte opportunità da cogliere al momento, se non hai paura di sporcarti le mani. Poi c'è questa. Cosa posso dire? È un mondo bellissimo, ma pieno di tanta sofferenza. Primo appeal, ragazzi. Allora, ti basta sbagliare una sola percentuale e mandi tutto in vacca. Non lo so, forse sì, ma se sbaglio è persa per sé. Madonna, così. Potevo salvare prima, cazzo. Madonna. Ora che faccio? Tra i tuoi seguaci, i tuoi rivali, i tuoi nemici, devi aver incontrato molte persone interessanti. Allora, voglio fare, ragazzi, voglio utilizzare non la percentuale, voglio andare veramente.
Voglio andare di questo. Ah sì, ho visto crudeltà, degrado e generazione come non crederesti. Roba affascinante tutto questo. No, poi no. Sono onorato di aver combattuto a fianco di compagni che non hanno pensato a spargere il loro sangue per tenermi in vita. Questo potrebbe essere interessante, anche se la percentuale. Fallimento critico, perdita di tutte le possibilità. Madonna. Esci proprio con questo. Siamo a due? Dai, l'ultima! Uso di caso mi dice 5 aiuto una mod, eh. Magari dirlo prima? Devo giocare all'ultima, raga. Alcune persone dicono che andrai lontano. Supponi che dovessi raggiungere una posizione di potere. Cosa faresti? Spero di poter portare la pace nella terra, la giustizia e alleviare le sofferenze della gente. Oh, questa mi sembra quella più perfetta, dai. Madonna, madonna, ma chi sono? Ma chi sono? Capisco. Sembra che abbiamo una buona dose di in comune. Forse possiamo parlare di più quando ci incontreremo di nuovo. Oh, mi ha dato una chance, dai. Vabbè, adesso ragazzi non voglio forzare la mano. Ok, c'è andata di lusso. Vai con la Rocco Spada, dice Dome Sapi. In quel caso poteva rimanere parecchio contenta. Forse non c'era bisogno queste statistiche. Ecco a che cosa serve la mod. Vai subito alla Rocco Spada. Allora, pozzolino, non preoccuparti, la mod è retroattiva, funziona anche se fallisci o hai fallito in passato. In sostanza, se aspetti qualche giorno, ti permette di riprovarci senza mod, quando fallisci è finita. Ok, perfetto. Ok. Sono fortunato oggi, dai! Boom! Dai. Dobbiamo sfornare altri balestrieri, perché ne abbiamo pochini. Quindi... certo, quei Sea Rider è un po' difficile perché loro hanno gli scudi, quindi di certo non arriveranno impreparati. Infatti, loro sono molti di più con i giavellotti a farci del male. Magari se carichiamo gli diamo qualche chance in più alle reclute. Ai, quando fanno ai è bellissimo, ai, fai male? Fa male? Ma dove credi di andare? Dai, ma che è così? Non si può, non si può. Sempre nel fianco stavolta, era quasi culo ragazzi, ma è nel fianco. Cioè vabbè, è passato di mezzo. Dai ragazzi, dai che vostro. Su, ma che minchia ogni volta. Per ammazzarne uno. È ancora carico. È finito o no? È finito. Butta dice LOL. È normale. Un culo così, però ho usato veramente. Ci ho messo tutto il cuore, ragazzi. Veramente. L'ho conquistato senza le percentuali. L'ho conquistato con l'amore. Con l'amore. Balletto. Devo iniziare a fare gli altri, invece continuo a farmi spadaccini. Continuo a puntare sulla fanteria. Ma porca di quella. E uno è scappato, me ne ero accorto. Andiamo a Merok. Ne servono due balestiere. Va bene. A Galent, non vado da un casino di tempo a Galent. Devo posare un po' di roba. E poi c'è il torneo. Poi c'è il torneo, ragazzi. Dobbiamo farlo. Madonna quanto ferro, ragazzi. Non lo so, ma è anche troppo. Ho portato sto ferro. Praticamente ho mezzo inventario di ferro io. Forse è il momento anche di creare qualche spada per i miei compagni e consegnargliele. Forse ha più senso. Tengo burro pure. Sapete, voi, io ci tengo alla dieta dei miei uomini. Ma praticamente mangiano di tutto. Andiamo al torneo di Galend. Su. Da domani ragazzi, War Thunder.
Si torna con War Thunder, cioè si torna, non ci siamo mai stati, però almeno io personalmente torno a rigiocarci perché non ci gioco dall'ultima, da 3 giorni quando l'ho provato l'ultima volta e devo dire che è un bel gioco, mi piace parecchio. Dai, dai, vieni qua, dai. Ehi, kyo. Scusa. Allora, Pozzo di Naso dice: io prendo tutto di tutto e una cosa come 1100 mucche dietro. I miei uomini sono obesi, però con il morale a 90 fisso. Quando caricano a panza dritta fanno un male bestia. È la miglior scelta secondo me. Infatti qualche mucca dovrei anche tenerla nell'inventario. Ho soltanto cinghialotti. Dai, mangi te. Pare incazzo. Ma ci vedi? È tutto pieno di sangue in volto. Dai, che culo, dai. Sono salvati in due questi. Devo attaccare la tipa prima. Morcon è morto. Stronza. Violanna è morta pure, ragazzi. Nikron sopravvive anche contro due. Domisapi, a War Thunder ci giocavo quest'estate con PS4, ma per vari motivi ho tralasciato. Io invece lo trovo soprattutto con gli aerei, ragazzi, mi piace un casino. Mi diverte. Allora, dopo l'impresa di prima non posso fallire, quindi assolutamente. Dobbiamo cercare di... Bastardo. Prima a cavallo, prima alla tipa devo fare fuori. Che dei Yolanna, che è passato il turno prima. Vai che è distratto, vai che è distratto. Madonna, ma come cazzo mi ha preso? Le spalle. Oh, ma mi prende anche oltre lo scudo. Morcon è morto di nuovo. Lascia stare il mio amico. Non ci sono armi da lancio, quindi non gli posso mangiare la lancia, vero? E vieni qua, stronzo. Devo farla screntare contro il muro. Deve beccare un ostacolo, ragazzi, altrimenti questa qui mi falcia. La tipa è addestrata bene. Grande! Alberto, l'altro giorno su War Thunder hai fatto il record di velocità di essere abbattuto. Bastardo. Eh sì, oh, mi è andata male. Però a me piace, oh. Dai, va a letto, è il momento di crepare. Su. Wins. 3 di fama. Skull Cap segmentato, sovrapposta Coif. Cioè l'uomo dei tornei. Speriamo che è migliore dell'emo che ho, così almeno tolgo questa scodella da balestiere. Allora, andiamo qui. Personaggio. Abbiamo un punto da spendere in arco, addirittura. Precisione con gli archi. Io con abilità 30 con gli archi.
Unità. Perché mi dava. Andiamo a vedere sto elmo, dai. Madonna, è più scarso, ragazzi. Più scarso di quello che ho già. Vediamo se possiamo darlo a sto scemo. Vieni. Siamo a completo con le reclute. Allora, mercato, vendiamo quello che non mi serve. Buono, ho 20 cinghiali, ragazzi, che mi porto dietro. Vorrei vendere un po' di minerali in ferro, questi qua. Dove sono gli scarti? Quelli che ne ho. Ferro grezzo. Madonna, questi ne ho 400. Allora, magari andrei soltanto a lavorarlo, sto ferro. E per farlo alzare. E poi lo vendo. Che ne ho troppo, veramente tanto.